Da dieci anni era il 2012, la Regione Campania ha istituito nel giorno del 19 marzo la Festa della Legalità in ricordo dell'uccisione di Don Peppino Diana, assassinato a Casal di Principe dalla camorra per il suo impegno antimafia proprio il 19 marzo del 1994. È stata istituita come giornata della memoria di tutte le vittime delle mafie e del loro impegno civile. Le scuole della Campania sono invitate a partecipare e a riflettere sul valore della legalità. Le scuole di Auletta afferenti all'Istituto Comprensivo di Caggiano, Cello. La ricorrenza con l'iniziativa Piccoli Passi di Legalità. E sabato mattina quattro mattonelle commemorative saranno apposte in altrettanti luoghi del paese. Sono stati fatti i sopralluoghi insieme al comune e sono stati decisi i posti in cui saranno messe: una al comune in memoria di Marcello Torre, un sindaco gentile ucciso dalla camorra nella sua Pagani l'11 dicembre del 1980, una alla caserma dei carabinieri per ricordare Carmine Tripodi, un carabiniere coraggioso di Torre Orsaia, fu ucciso a San Luca in Calabria. Il 6 febbraio del 1985 per mano dell'Andrangheta. Una alla Chiesa della Madonna delle Grazie nel centro storico per don Beppino Diana e una alla scuola locale in ricordo di Giancarlo Siani, un giornalista giornalista assassinato a Napoli dalla camorra il 23 settembre del 1985. Questa è un'iniziativa che vede coinvolta la scuola media locale di Auletta. La quinta A della primaria, invece, ha creato per l'occasione l'albero con parole di legalità. La cerimonia di apposizione delle quattro mattonelle, con con le classi prima, seconda, terza A e terza B si terrà sabato mattina.